Le celebrazioni sono iniziate con l'alzabandiera, l'esecuzione dell'inno nazionale L'onore ai caduti e la deposizione della corona al monumento dei caduti. Un minuto di silenzio e di raccoglimento poi, prima della lettura di una breve riflessione sul significato della ricorrenza, la lettura dei messaggi del Ministro della Difesa e del Presidente della Repubblica e quella della preghiera per i caduti. È la festa del popolo italiano e della Repubblica, ha detto il Presidente del Consiglio regionale, Giuseppe Di Pangrazio, e quindi una festa che unisce tutti e non deve dividere nessuno. Auspico che questa giornata serva a riconciliare i cittadini con le istituzioni e che i valori di libertà, giustizia, uguaglianza fra gli uomini e il rispetto dei diritti siano sempre il fondamento della comunità. Intanto la sede del Consiglio regionale, Palazzo dell'Emiciclo, tornato a splendere dopo l'intervento di restauro, si è tinto, in occasione della festa della Repubblica, dei colori della bandiera italiana, perfettamente immortalati dal fotografo aquilano Luigi Baglione. L'inaugurazione del neonato Palazzo dell'Emiciclo si svolgerà la prossima settimana.